I genitori di Enzo. Piccoli doni divini di VB, testimonianza di Domenico Pollice, strumento del Cenacolo Umanità in Movimento. Io e mia moglie cercammo di contattare i genitori di Enzo, i quali ci confermarono tutto quello che l'entità Enzo ci aveva comunicato. Poi gli incontri con Enzo divennero sempre più frequenti e continuarono anche fuori dall'ambiente del mio lavoro, con sempre maggiore entusiasmo e interesse, fino a quando l'entità ci disse: «Ora è giunto il tempo di tirare le somme. Dovete formare un gruppo con il mio strumento d'amore, Elena. Tale gruppo sarà chiamato Umanità e Movimento e la responsabile sarà Elena». Formato il gruppo, agli incontri successivi invitammo anche i genitori di Enzo. Dopo arrivò il momento di abbandonare il primo strumento di comunicazione, il tabellone, ed era giunto per me il tempo di viaggiare verso l'aldilà. Iniziai a concentrarmi ed ebbi paura. Avvertivo una sensazione strana, come se la mia mente si fosse annullata, parita. In realtà era vero, poiché per la prima volta nella mia vita ero riuscito a creare il vuoto mentale. E il vuoto mentale mi aveva permesso di volare fino a giungere nella dimensione di Enzo. Mi sono trovato nell'aldilà come un canto di una fisarmonica. Davanti a Enzo il mio respiro assunse i colori dell'arcobaleno e l'aria che respiravo era color giada. Non riuscivo a fissare il suo volto. Per me in quel momento era più facile fissare i contorni del sole che il suo viso. Continua.